Welcome to Vincenzo's Play from Bora Bora. Andiamo di dentro, andiamo a vedere, faccio vedere il ripieno, faccio vedere. Guarda che bel ripieno, guarda che bel ripieno, guarda. Bello. Guarda che bel ripieno. Andati bella, no? Fa sorriso, no? Ladies and gentlemen, benvenuti a Vincenzo Sprite con nonna Igea. Grazie. La nonna, tutti ti hanno richiesto: dove sta la nonna? Dove sta la nonna? C'è gente, centinaia di migliaia di persone nel mondo hanno rifatto il tuo limoncello, il tuo imbaro alla teramana, la chitarrina con le polpettine, hanno rifatto le salate e fagioli, insomma, la cagionit, la gente ha rifatto tante delle tue ricette. E ora facciamo una ricetta anche tua. Certo. Che facciamo oggi? Ho fatto i cannelloni con la ricotta, gli spinaci e le crepe. E le crepe. So, oggi non facciamo una ricetta di cannelloni classica. No. È la ricetta della nonna alla teramana. Certo. Anche più facile della classica ricetta, certo, dei cannelloni, perché le facciamo con le crepe. Quindi più leggere, ecco, più gustose, ecco, e anche più facili da fare anziché usare, certo, la pasta, certo, a sfoglia, certo, giusto? A fare la pasta si deve passare, più un lavoro. Quindi, questo è più facile. E più divertente anche, sì, perché poi le crepe che ti avanzano le usi per la marmellata, le usi per la Nutella, come nonna. Ti piace, puoi fare come ti piace a te. Allora nonna, facci vedere, facci sognare, facci mangiare bene, nonna, grazie. Speriamo. Grazie. Prego, nonna. Grazie a te. Mettiamo la pentolina e mettiamo a fare il sugo. Mettiamo l'olio, mettiamo la cipolla e la carota, già preparata. Questo è il pomodoro fatto con le nostre mani. Adesso eccolo qua. Adesso mettiamo un po' di sale, quindi regolo così. Adesso mettiamo una foglia di basilico per l'odore. Bello. Che stiamo a fare, nonna? Stiamo lessando gli spinaci, che dobbiamo fare i cannelloni. Ecco qua. Spinaci si lessa senza acqua. Adesso ci metto un pochino di sale. Copre così. Per quanto tempo lo cuciniamo? Poco, 2-3 minute, perché sono teneri. Queste sono tenere, si fa subito. Gli spinaci fanno subito. Quanti grammi hai usato? Mezzo chilo. Mezzo chilo di spinaci. Mamma mia, the smell in this kitchen is divine. Adesso gli spinaci sono pronti, togliamo questo e mettiamo a scolare. Adesso iniziamo per fare le crepe, iniziamo a rompere le uova. Ecco. Quante uova usi? Secondo le persone che sono. Ti devo regolare le persone. Ora ne facciamo 10 uova. Quindi tante crepe farai. Adesso mettiamo un po' di sale. Poi battiamo bene. Come lo sai quando sono pronte le uova, nonna? Ecco, già è pronto. E come si vede? Si vede che se sono tutte per il bianco è diventato tutto come il rosso. Non si vede più il bianco. Non si deve vedere il bianco, no? Adesso aggiungiamo la farina. Come si mette la farina? Ogni un uovo un cucchiaio di farina. Quindi quante uova hai usato, nonna? 10. Quindi 10 manne di 10 porzioni di farina. 10 cucchiai di farina. Tipo 00. Eh.
Guarda quanto è bello, no? Adesso aggiungiamo l'acqua. Ho messo 10 cucchiai di farina, 10 uova, 10 cucchiai di farina e 10 bicchieri di acqua, 10 uova di acqua. Per farlo diventare più morbido, più liquido. Più liquido. 2, 3. Allora io col mestro adesso guarda se questo è pronto per... o se ci vuole l'altra farina. Non deve essere cremoso, deve essere un po' lento perché deve, nella padella deve scivolare. Quante crepe ci escono con questo mix? Noi vediamo, ogni uovo ci esce 3 crepe. Ok, quindi forse 30 crepe facciamo oggi. Adesso prepariamo il ripieno per le crepe. Per i cannelloni. Che ricotta abbiamo qui, nonna? Ricotta di mucca. Bella cremosa, bella morbida morbida. Cosa ci metteremo, nonna, nel mix di ricotta? Allora ci mettiamo il sale, gli spinaci che abbiamo lessato, li abbiamo macinati, fatti a pezzetti, adesso lo buttiamo qua dentro. Facciamo cannellotti, ricotta e spinaci. Adesso rompo l'uovo, butto in mezzo. Così. Quindi mischi bene bene in modo che l'uovo si amalgama con il, con il mix. Adesso prendi il parmigiano e lo metto. Sì, una bella manata di parmigiano. E poi si gira, si vede quanto ce ne può volere, perché non deve essere né troppo dura la ricotta né troppo molla. E ci si mette un po' di questo, di noce moscata, che gli dà l'odore. E ora che facciamo, nonna? Adesso facciamo le crepe. Si unge bene la padella con così, bene bene. Con l'olio d'oliva. L'olio d'oliva si fa passare bene così. Si unge, si fa riscaldare bene bene. Si prende così. Wow. Ecco lì, abbiamo una crepe. Ecco la crepe. È bella, leggera, leggera. Fatta in pochi minuti. Qua. Un po' più di acqua? Un pochino, sì. Adesso guarda qua, finisci. Poi c'è quando va a girare. Guarda qua. Come si fa? Velocissimo. Wow. Veloce, veloce. Quando è precisa questa crepe, guarda. Bella crepe, guarda. Fa asciugare. Questa è pronta. Si mette qua. Quanti anni hai che fai questa crepe, nonna? 50 anni. Wow. Di più pure, eh? Sempre che si bagna con l'olio, vero? Sì, sì, ogni volta. Si fa intorno con la forchetta così. Poi si vede che è staccato, si rigira. Ecco, vede? Perfetta, guardate che bella crepe. Il profumo, nonna, che abbiamo in questa cucina. Bellissima questa crepe. Adesso sto mando un po' di burro. Così evitiamo di far attaccare i cannelloni. E gli dà un sapore pure buono. Adesso prendo il sugo, metto un pochino, mettiamo il sugo su ogni adesso, angolo della teglia, così non si così attacca. Adesso metto un pochino di sugo qua, così, una metto pizza, un po' di parmigiano e metto questo qua, così. Ricotta e spinaci. Si rotola, si fa così perché per non farlo uscire. Troppo bella vederti lavorare, nonna. Che precisione. Tutta a memoria le sei ricette tue, no? Beh, certo, da tanto che li faccio, no? Perché regge la memoria, va bene, quando non regge più.
Abbiamo preparato i cannelloni o no? Eh sì, ecco qua. Adesso mettiamo, il succo sopra. Sì. Ah, li bagniamo bene bene quindi. Ci mettiamo un po' di parmigiano. E ci mettiamo un pezzettino di burro sopra pure, che viene tutto bello croccante. Ah, quindi il burro lo fa diventare croccante. Fa venire bello tutto saporito. Adesso lo inforniamo. A quante, che temperatura? A 200. E quanto tempo? 15 minuti, vero? Sì. Ah, vai, andiamo a mangiare, nonna. Mo sì che si mangia. Vai, che bei cannelloni. Sei pronta a mangiare, nonno? Io sì. Come si facciamo? Due cannelloni a persona facciamo o anche tre? Anche tre. Quanto è bello. E più parmigiano sopra, che dici? Se ce lo vuoi, io già ce l'avevo messo. Wow, questo sì che è un pranzo. Mamma mia, nonna. Nonno, questo sì che è un bel pranzo. Buonissimo. Una vita che li fai. Sono cresciuto con queste, con questi cannelloni. Buon appetito, no? Guarda qui, guarda. Pieni, pieni, pieni di ricotta. Com'è? Squisito. Profumino delicato. Buonissimo. Buon po' di sale. Di sale è perfetto. Un piatto che non trovi nei ristoranti. Un piatto davvero delicato che merita... Io penso che il ristorante questo non lo fa. No, un peccato. Cucinate a casa e se potete mangiate a casa della nonna. Allora ragazzi, grazie per aver visto questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Vincenzo's Plate. Nonna, sei pronta? Ora salutiamo i nostri amici. E ora si mangia! Vincenzo's Plate. Da casa della nonna. Buon appetito a tutti. Invita tutti i nostri amici a venire a casa tua, nonna. Venite tutti. Saluto a tutti quelli che sono venuti a trovarla. Noi abbiamo avuto i nostri amici dall'America, dall'Australia, che sono venuti a trovare la nonna, sono venuti qui con il mio tour, sono venuti in Italia con Italian Explore Tour e siamo stati bene, vero nonna? Benissimo, sì.